Buongiorno a tutti, ben ritrovati. 12:31 minuti in questo istante. Controllavo che tutto fosse a posto. Mercoledì 3 settembre sono, appunto, dicevo, le 12:32 minuti per la precisione in questo momento. Benvenuti in diretta con noi, nuova puntata di Good Morning Milano. Apriamo la puntata di oggi con una notizia che qualche giorno fa abbiamo visto su Open, ad esempio, ma anche altri giornali hanno parlato. Eccola qua. Perché la federazione, la Federvolley, chiamiamola così, ha scritto una lettera ai ministri dicendo: attenzione, perché qui se le scuole si continuano a riaprire ma non completamente, soprattutto c'è il problema grosso delle palestre delle scuole, la pallavolo rischia di chiudere definitivamente, perché alcune società non sanno veramente come fare, perché tantissime sono le società che si allenano, che hanno le proprie sedi, diciamo, all'interno, appunto, delle palestre delle scuole. Ne vogliamo quindi approfondire un attimo questo argomento, perché siamo molto interessati, soprattutto, sapete, lo sport per noi è importante, soprattutto quando si parla di certi livelli, quelli considerati, diciamo, bassi, ma nel senso, perché è lo sport che poi tutti quanti andiamo a fare, no? I nostri figli, i nostri nipoti, e soprattutto nel caso della pallavolo, ad esempio, tantissime ragazze, soprattutto ad esempio in Lombardia. E quindi abbiamo al telefono Adriano Pucci-Mosotti, che è già presidente della FIPAV Lombardia, proprio per parlare di questo. Quindi buongiorno, buongiorno presidente, buongiorno Mosotti, come va? Bene, grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie mille di essersi collegato con noi. Allora, appunto, abbiamo avuto questa notizia che magari così uno che non è troppo dentro all'ambiente non ci pensa e dice: vabbè, le palestre chiuse delle scuole sarà semplicemente che non si farà educazione fisica a scuola, e invece ha delle ripercussioni davvero gravi su tantissimi altri sport, tra cui in primis quello che le usa forse più di tutte le palestre, soprattutto lombarde, che è la pallavolo. Beh sì, la nostra disciplina è tipicamente presente nelle scuole insieme al basket, e sono quelle che utilizzano la maggior parte, diciamo, degli impianti. Questa emergenza Covid, diciamo, ha fatto un po' irrigidire i presidi, e non concedendo ancora, perlomeno non l'hanno ancora fatto, gli impianti per la normale attività sportiva fuori dalle ore curricolari della scuola. Qui è la solita questione, io ormai dopo 40 anni la vedo sempre uguale, nel senso, al di là dell'emergenza Covid c'è sempre un problema di rapporti tra scuola e sport. Sport inteso come attività sul territorio, tra sportive. Perché? Perché c'è sempre un po' questa gelosia nel concedere un impianto che la scuola considera un po' proprio, quando invece l'impianto, voglio dire, è della collettività. E infatti sembra quasi, mi viene da dire, un'idea proprio impropria, quello che, ok, che la scuola sia all'interno della scuola, ma non è uso e proprietà della scuola e basta, cioè anzi, per fortuna che questa venga aperta alla cittadinanza e a tutte quelle attività extrascolastiche, come ad esempio la pallavolo. Sì, e questo risale, discende, anzi scusate, dai decreti delegati degli anni 70, che hanno dato ampia autonomia alla scuola, e la scuola praticamente si è appropriata degli impianti, che ogni volta... Ma gli stessi enti proprietari, tipo il comune o l'ex provincia, voglio dire, devono concordare proprio con la scuola questa cosa. Io, ogni assessore che si avvicendava a Milano, dicevo: se vuoi diventare famoso, risolvi questo problema. Basterebbe dire alle scuole: guardate, voi ci date l'orario curricolare, finite alle 3, benissimo, dalle 3 in poi io l'assegno alle società sportive. Quindi, però è sempre difficile, perché poi qui entra la politica. Ma Mosotti, sembra strano, però insomma quello che aveva detto sembra una banalità quasi, cioè verrebbe da dire: se dopo le 3 la scuola non la usa, perché appunto non dalla agli altri. Invece mi dice: sono anni che qualsiasi assessore passi lei trova problematiche, però quindi è proprio un problema grosso, irrisolvibile, a prescindere, mi sembra, dall'emergenza Covid a questo punto. Tra l'altro, se qualcuno, voglio dire, è un po' avanti col pensiero, scopre che questa sinergia tra la scuola e l'attività sportiva fatta dalle società, cosa fa? Va bene per tutti, perché poi cosa fanno le società sportive? Devono tenere l'impianto in efficienza, cosa che non fanno le scuole, non fanno gli enti locali. Per cui, non so, cambiano la rete, mettono a posto le lampadine, sistemano gli spogliatoi. Quindi, voglio dire, è una sinergia che va bene anche poi per la scuola, per gli alunni, voglio dire, no?
Perché Sì, sarebbe dipende qualcosa che come. fa bene a tutti quanti, alla scuola, ma poi anche appunto alle società, ma soprattutto mi sembra appunto agli utilizzatori finali, chiamiamo così, che spesso mentre poi in realtà sono bambini e bambine che vogliono Esattamente, semplicemente esattamente. divertirsi e fare sport. Voglio Un dato dire, un modo. interessante secondo me proprio sulla pallavolo è ad esempio, che io porto sempre ad esempio Mosotti, la vostra federazione, perché in Lombardia, parliamo se non ricordo male, sono 87.000 atleti, giusto? Sì, ho sentito tesserati. Tesserati, grazie, giustamente. Di cui una percentuale altissima è femminile, quindi anche siamo sempre qui a riempirci la bocca del diamo più spazio allo spa femminile, diamo più spazio alle ragazze per poter fare sport, ma poi insomma ci ritroviamo in questa situazione. Le ragazze sono l'87%. 87%. Pensi che quando ho cominciato io, non le dico l'anno, eravamo 90 maschi e 10 femmine in percentuale. È cambiato totalmente. La pallavolo si è rivoltata al femminile perché è uno sport che va bene per le donne, non c'è contatto, non è violento, dire, è faticoso per carità, però diciamo, ecco, si adatta bene, voglio dire, a quello che è una mentalità, un ambiente femminile, insomma. Mosotti, cosa possiamo fare per aiutarvi e per fare in modo che magari questa situazione un po' si sblocchi? Beh, allora, a parte questa situazione Covid che chiaramente, voglio dire, amplifica le problematiche, no? E quindi speriamo che finisca la svelta, diciamo, nell'ordinario bisognerebbe fare in modo che gli enti locali prendano coscienza di questa cosa e con un provvedimento molto semplice facciano quello che gli ho detto, cioè definiscano gli ambiti, voglio dire, in cui ci si può muovere. Poi, tra l'altro, per esempio, alcuni impianti di Milano potrebbero essere date società sportive che sono lì dentro, in cambio magari con delle concessioni pluriennali, in cambio di lavori, perché ci sono tanti lavori da fare. I nostri impianti sono fatiscenti. Gli impianti del comune, a parte quelli nuovissimi, pochissimi che sono stati fatti, delle scuole, sono fatiscenti, non sono a norma. Cioè, voglio dire, ci sarebbe una sinergia fantastica con le società sportive, che sarebbero disposte a investire qualche soldo per avere una sicurezza di attività. E invece di cominciare a fine ottobre, possono incominciare all'inizio di settembre, per esempio, no? Cioè, gli spogliatoi e le docce funzionano, il 90% degli impianti e le docce che non funzionano. Quindi, voglio dire, ci sarebbe da fare. Ecco, quindi, secondo me, sono gli enti locali, i Perfetto. comuni. Va bene, non so, ti guardi, noi ci prendiamo anche l'impegno magari di risentirci più avanti, perché no, magari approfondire proprio una puntata qui, venite anche ospiti voi della federazione a fare due chiacchiere, a capire appunto cosa si potrebbe Ma ben proporre alle varie volentieri, amministrazioni. ben volentieri. Più sensibilità creiamo all'interno di questo mondo politico che si ricorda dello sport solo quando sono le elezioni, questa è una punta di cattiveria, ma è la verità, bisognerebbe fare in modo che invece questo cammino fosse proprio fatto assieme alle istituzioni e anche alla scuola. La pallavolo, ma non solo, la pallavolo, tante attività sportive nella scuola fanno molto per i bimbi e poi le società sportive sono un network sul territorio che sono ormai un aspetto sociale, perché i bimbi, voglio dire, se non avessero questa possibilità di fare scuola, dove vanno? Eh sì, eh sì. Quindi, capito? Davvero È molto ringrazio ampio il tantissimo, discorso. Mosotti, grazie mille davvero, buon lavoro e la promessa di risentirci presto per approfondire ancora meglio il discorso. Grazie a voi, viva lo sport! Grazie mille davvero. Andate a cercare comunque appunto la notizia, ne hanno scritto tanti giornali, appunto, rivediamo magari se, Francesca, se riesci, so che non eri in scaletta, ma rivediamo un attimo appunto l'articolo di Open e la lettera, il tweet con cui la federazione ha chiesto al ministro, ma soprattutto non solo al ministro dello sport, anzi soprattutto al ministro Azzolina, cioè al ministro della pubblica istruzione, di cambiare, di cambiare un po' le regole, di fare in modo, sentiamo prima, non è solo un problema del Covid, cioè queste strutture sono in mano alle scuole, che anche lì giustamente o ingiustamente andiamo a vedere, poi lì c'è sempre il discorso dello scarico di responsabilità, ognuno cerca sempre di dare responsabilità a qualcun altro pur di scaricarsi oppure di nessuno di prendersi le proprie responsabilità. E quindi poi abbiamo palestre magari completamente vuote al pomeriggio, o peggio ancora, completamente fatiscenti, che basterebbe invece darle in mano alle società perché hanno l'interesse di sistemarle, purché poi ovviamente si faccia un ragionamento economico che sia valido per tutte le parti. Ma adesso cambiamo argomento, siamo a metà della nostra trasmissione, come sempre a questo punto arriva un momento di relax, come deve essere nella giornata di ognuno di noi, relax, meditazione, introspezione, non so neanche io bene come definirle se non chiamandole semplicemente le incursioni poetiche delle foche parlante. Oggi è
è il turno di Acelia Jonak che ci manda una delle sue incursioni, appunto, non c'è altro nome per definirla e la vediamo subito adesso. Diamo la linea alle foche parlanti. Colore. Ti ho visto oggi sulla gonna di una signora mentre era, la sua gonna carezzata dalla pioggia. Eri di un colore rosso oggi, sulla gonna della signora mentre guardavo pedalando le persone camminare, perché ero sulla mia bici, verde. E così camminavano le persone e loro erano color seppia. Erano persone che andavano indaffarate, come quelli che hanno qualcosa che li fa indaffarare. E la gonna della signora aveva una macchia rossa. Colore. Ti ho pensato. La mia bici è verde. E sempre stupendo avere le vostre incursioni poetiche, speriamo appunto di vedervi anche venerdì, ma voi siete i nostri ospiti tutte le puntate, quindi venerdì Francesca ci sarà a darci la sua incursione, lunedì abbiamo visto Alice, quindi insomma sempre bello ospitarvi nella nostra trasmissione. Ci hanno raggiunto in studio gli ospiti di oggi, credo che il tema lo vedete già dalla banda sopra di me, giusto Francesca? Sì, stiamo parlando di Fondazione Corti ed eccoci qua quindi con gli ospiti di oggi, Dominica Tincorti, buongiorno Buongiorno. Dominica, buongiorno, benvenuta Presidente della Fondazione Corti e Daniela Condorelli, responsabile della comunicazione della Fondazione Corti. Buongiorno a Buongiorno tutti. Daniela, grazie mille davvero di essere con noi oggi perché stiamo raccontando una storia che avviene lontanissima da qua in realtà, molto collegata con qua, perché abbiamo Sì. avuto di qualcuno che da qua è andato lontano a costruire qualcosa di pazzesco, mi viene da dire, tantissimi anni fa, e a differenza di molti che vanno così e proprio si dimenticano di quello che vanno, continua a esserci e continua alla grande. Parliamo appunto di Fondazione Corti. Chiedo al Presidente, anche perché insomma, abbastanza legata, diciamo, ai fondatori, quando sei la figlia proprio dei due fondatori Sì. della Fondazione, come nasce? Cerchiamo di dare un'idea veloce di come nasce la Fondazione Corti e il perché e che cosa fa. Fondazione Corti nasce nel 93 per volere dei miei genitori che, essendo arrivati in questo piccolo ospedale nel nord dell'Uganda nel 1960-61, ed essendosi stabiliti lì, lo hanno diretto e sviluppato per tutta la vita, sono anche sepolti lì, e a un certo punto si sono posti il problema della sostenibilità per il futuro, perché eravamo, ancora quando sono mancati, eravamo nel mezzo di una guerra che sembrava senza fine, per cui la popolazione era molto povera, e quindi l'ospedale aveva bisogno di assistenza in termini di fondi e di rete capace di sostenere anche altri bisogni. Per cui hanno creato questa fondazione a Milano per poter continuare dopo la loro morte ad aiutare il loro ospedale. Questo ospedale che appunto nasce praticamente con tuo papà, nasce quasi, no? Perché praticamente era lì In che realtà nasce c'erano con i missionari quei missionari, c'erano convogliati. le pietre che erano messe, ma Sì, bisognava farlo partire, giusto, no? esatto. Per cui il papà arriva nel 61, 61. chiama la mia mamma che aveva conosciuto in Canada Storia pazzesca, che mi mentre hanno faceva spaventato uno a raccontare tutto il giro del stage. mondo in 80 giorni, se veramente Sì. dal Canada si ritrovano per una pizza, diciamo, mi piace immaginare che si mangia una pizza a Marsiglia e poi Marsiglia, dopo invece e lui la finiscono invita per un paio qualche di mesi mese. per far partire. Ed è rimasta quanti anni? Beh, tutta la vita, sono mancata la mamma nel 96, papà nel 2003. Insomma, E quindi. sono sepolti lì, per cui ancora adesso papà infatti diceva: voglio essere sepolto qui, che così controllo e se qualcuno non si comporta bene tiro le Fondazione Corti, appunto, poi negli anni dopo nasce la fondazione, questo ospedale da piccolino che era diventa uno dei più importanti, se non solo di Lugano, ma forse anche tutta la Ma è zona. un grande ospedale, ormai molto grande, è sicuramente il più grande in tutto Uganda, ospedale non a scopo di lucro. Di più grosso c'è l'ospedale governativo universitario nella capitale Kampala. Però
però come non a scopo di lucro probabilmente è il più grande in una fascia più estesa dei Spieghiamo, paesi libici. perché in realtà in quei paesi ci sono tantissime strutture ospedaliere, a volte anche di alti livelli, che però sono completamente private, sono Certo. per chi soldi ce li ha, diciamo, per chi ha fatto fortuna, e sono tanti quelli che riescono a fare fortuna da quelle parti, spesso vedere non magari locali, diciamo, però ospedali all'avanguardia che però appunto sono ad accessi con prezzi Che la inavvicinabili, che la maggior maggior parte della gente parte. non potrebbe Adesso mai non vorrei fare una foto, non comprare. pensate alla Serra Fede, qualcosa ancora di più, cioè mi viene da dire, qualcosa di veramente molto più lontano dalle tasche del comune cittadino. Esatto. C'è chi invece poi a un certo punto, come i tuoi genitori, ha deciso di dire no, ma se bisogna aiutare tutti, e si crea appunto questo ospedale. Un ospedale che, diamo un po' di cifre, giusto per far Allora, capire. cura ogni anno intorno a 250.000 malati. Che si diceva prima come la Sì. città di Come la città di Verona, Verona, questa di circa Verona, e io ho come cercato invece di minimizzare dicendo ah, tre stadi di San tre Siro, stadi di San praticamente. Cioè, tre Siro. concerti di Vasco Rossi a San Siro sold out, questo. Fate praticamente tutti quanti passate almeno una volta all'anno dall'ospedale della Fondazione Bordi. Esatto. E tutto questo viene fatto da 750 circa dipendenti ugandesi dai direttori in giù. Ok. E poi siamo un grosso polo di formazione perché avevamo, nel senso che adesso sono andati tutti a casa per il Covid, più di 600 studenti che studiano nei vari corsi, scuole infermiere, ostetriche, tecniche, eccetera. E poi siamo anche centro, universitario della locale facoltà di medicina governativa della città vicina. Per cui gli studenti dal terzo anno in poi vengono a seguire i corsi e a frequentare le parti dell'ospedale. Ne parliamo però qui perché appunto la Fondazione ha la sede qui a Milano, ma perché comunque anche se così tanto distanti noi possiamo fare qualcosa per aiutare la Fondazione Corte, giusto? Assolutamente sì. Allora, intanto qui noi abbiamo dei volontari decisamente preziosi che ci aiutano col passaparola e quando è possibile con gli eventi, per cui in tempi no Covid, a raccontare la splendida storia dell'Acero Hospital e della Fondazione Corti e di quello che facciamo, che l'Acero fa giù per la popolazione più vulnerabile. Non abbiamo detto che di quei 250.000 persone, di quelle 250.000 persone, la maggior parte sono donne e bambini. Per cui innanzitutto qui abbiamo volontari che raccontano, che parlano, che fanno eventi, che regalano ad altri questa meravigliosa storia chiedendo di partecipare. E poi qui principalmente raccogliamo fondi, per cui raccogliamo fondi per aiutare l'Acero Hospital a continuare ad essere quello che è da 60 anni ad oggi. E quindi a continuare a curare la popolazione più fragile, più vulnerabile, afflitta da quelle che definiamo malattie della povertà, per cui la malaria, Infatti per io cui volevo sì. chiedermi questo appunto, non credo che bisogna andare a pensare a chissà quali malattie genetiche in particolare o casi rari. S Noi parliamo di 250.000 persone, appunto, di cui la maggior parte probabilmente finisce in ospedale con delle malattie per cui io non vado neanche forse dal medico di base, giusto? Esatto, sono le malattie della povertà che qui non arrivano neanche in ospedale perché vengono curate prima e che giù a causa della povertà, della difficoltà delle mamme di portare un bambino, camminare giorni o trovare i soldi per un trasporto per portare il bambino all'ospedale, il bambino arriva tardi, per cui la maggior parte dei decessi, e muoiono tante persone giovani, sono per malattie come la malaria, la polmonite, la diarrea, cose che qui non si può immaginare. Eppure sono malattie che costano poco da prevenire, da curare. Per cui una cosa che l'ospedale ha sempre fatto è stato di mirare alle vere priorità locali dal punto di vista di carico di malattie. Prima devi guardare a quello che crea più carico di morti e poi vai a vedere le altre cose, perché siamo in condizioni dove le risorse sono talmente strette, pochissime risorse sia finanziarie ma sia anche umane, medici, infermieri, Perché eccetera, diciamo che sono 750 dipendenti, diciamo, locali, dai dai direttori dirigenti, dai direttori in in giù. giù. Però immagino che sia anche difficile trovare alcune figure, però invece, cioè quando si dice
Facciamo lavori locali, ma non sempre è fattibile, no? Immagino che ci sono delle figure. È difficile in genere, ma anche solo avere personale, perché ce n'è talmente poco in tutto il paese. Poi ovviamente l'attrattiva di andare, o soprattutto per quelli con più alto grado, medici, specialisti, eccetera, di andare fuori dal paese, però anche infermiere, eccetera, perché le strutture nel paese hanno bisogno, però... I diplomati sono pochi, per cui la carenza è comunque in tutti i quadri, ovviamente specialmente certi quadri più specializzati. E allora in una situazione dove c'è molta carenza bisogna, si è ancor più vincolati a cercare di far fruttare i soldi, diciamo così, cioè a fare in modo che quei pochi fondi che arrivano giù facciano la differenza per più gente possibile. Cosa che qui, quando è venuto il Covid, si doveva fare un ragionamento su se le unità intensive hanno più pazienti di quelli che possiamo tirare dentro, chi si tira dentro? Che qui ha scioccato tutti, ma questa è la normalità per tutti questi paesi. Ogni anno devi fare un conto di questi soldi, con chi li investi, quali malattie curi e quindi quali lasci morire. Però possiamo fare in modo che magari queste malattie che rimangono a parte siano sempre meno, giusto da dire? Possiamo fare in modo, quali strumenti abbiamo? Qui francamente lo strumento è quello di continuare a sostenere la Fondazione Corti e quindi di conseguenza il LACHOR. Il LACHOR Hospital costa circa 5 milioni di euro l'anno e più di un terzo arrivano dalla Fondazione Corti e quindi da voi e quindi da chi ci conosce, ci sostiene, crede in quello che viene fatto da 60 anni a oggi. Per cui direi che è questo quello che maggiormente si può fare da qui. Andare sul sito. Nel frattempo stiamo vedendo appunto mentre parli, Daniela, le bellissime immagini. L'ospedale che è davvero questi sono i coniugi Corti, cioè, e questo è l'ospedale. L'espansione dal 2016 al 2016. Perfetto, sì. Altri 4 anni cosa è successo? E qua sono i direttori. I tre direttori, tutti ugandesi. Tutti i medici che sono venuti a fare il tirocinio, siamo sede di tirocinio obbligatorio, e il più anziano di loro, diciamo anziano a mia età, è arrivato nel 1985, tra i primissimi gruppi proprio dei medici tirocinanti. Nigeria appunto diventa anche polo di formazione, giusto? Sì, è anche un polo di formazione molto importante, quindi ogni anno si diplomano molte infermiere, ostetriche, abbiamo sia il corso di base che quello avanzato, tecnici di laboratorio e anche appunto frequentano il nostro ospedale gli studenti di medicina. Daniela, ti ho fatto proprio sul più bello, stai dicendo proprio i contatti, il sito è tutto, ti ha presentato, sì, saluto penso. Chi sta seguendo in questo momento, sono tanti che ci stanno scrivendo, grazie mille per i messaggi ad Arbi, a Giovanna Radelli che ci sta scrivendo, grazie mille davvero, seguite Fondazione Corti, mi raccomando, metteremo i contatti qui sotto la diretta, però poi perfetto, dacci, sì, dacci le coordinate. Il sito è www.fondazionecorti.it, poi abbiamo la pagina Facebook e la pagina Instagram, per cui seguiteci e imparate a conoscerci e a volerci bene. Che tipo di attività possono fare i volontari qui? E un'altra domanda, che caratteristica deve avere un volontario tipo modello per la Fondazione Corti? Allora, il volontario di Fondazione Corti deve imparare a conoscerci e si innamora della storia dei genitori di Dominique e della storia del LACHOR Hospital. Io credo che debba solo avere grande passione e grande voglia di mettersi in gioco e di entrare a far parte della nostra storia. Quello che può fare è, un po' come dicevo prima, appunto, raccontare quello che ha toccato con mano venendo in fondazione, parlando con noi, e quindi divulgare questa meravigliosa storia e la presenza di questo ospedale in quest'angolo di pianeta così fragile, che è stato martoriato da decenni di guerra civile ed anche da una serie di epidemie. Questa è solo l'ultima che stiamo affrontando, ma c'è stato l'HIV, c'è stata la meningite, c'è stata l'Ebola, per cui non dimentichiamo Ebola, che nel 2000 ha portato via quello che doveva essere il direttore designato dal papà di Dominique, che è un eroe. Adesso gli eroi sono tanti, li abbiamo visto, lo stiamo vedendo col Covid, però il nostro eroe, il dottor Metti,
statue che avete visto prima nel monumento all'ingresso dell'ospedale. Per cui il volontario può sicuramente passare parola. Poi, quando sarà possibile organizzare eventi, può andare nelle biblioteche a parlare, fare presentazioni, può fare aperitivi solidali, può inventarsi qualsiasi cosa per raccogliere anche piccole cifre che in ospedale si trasformano in cura per le persone che vi abbiamo detto. Sì, prima di chiudere, appunto, volevo sapere un po' così sull'attualità, come è stata questa emergenza Covid, come è andata? Ma l'Uganda è stato uno di quei paesi che ha fatto un lockdown molto aggressivo e severo e quindi è riuscito a ritardare moltissimo. Ma sì, è bello imparare che ci sono dei paesi che sono meglio di noi quando invece pensiamo che sono peggio di noi. Ma perché loro sanno che la loro unica arma è la prevenzione, perché fate conto che per esempio in tutto il nord Uganda l'unico posto dove c'è un impianto di produzione di ossigeno e letti di unità intensiva è il nostro ospedale, che ne aveva 10, adesso ne ha quasi una ventina. Però stiamo parlando per tutto l'Uganda, per cui è pochissimo, per cui la prevenzione è importantissima. In questi paesi quello che ci terrorizza, ovviamente sappiamo che la metà della popolazione ha meno di 17 anni, questo è un fattore protettivo, però sappiamo anche il pesante carico di altre malattie che sono un'incognita, e sappiamo anche la grande difficoltà di quando qui ci si lamenta tanto contro mascherina, continuo lavaggio di mani e distanza, che però noi possiamo fare facilmente, è solo un fastidio da imparare a fare, e per loro tante volte è impossibile, perché se l'acqua devi camminare mezz'ora, tre quarti d'ora per andare al pozzo, al ruscello a prenderla, e non hai soldi per comprare mascherina disinfettante, è un grande dramma. Sì, siamo molto preoccupati, adesso effettivamente stanno incominciando ad aumentare i numeri. È molto importante per noi, uno dice l'Africa ha dei problemi così immensi che non vale neanche la pena iniziare. E invece no, è importante innanzitutto vedere un altro volto di Africa, perché veramente c'è una storia sola sull'Africa, che è quello del povero africano che deve aspettare l'eroe bianco che lo viene a salvare. Non è vero, la nostra storia è esattamente l'opposta. Anche eroismi da parte di ugandesi per aiutare gli ugandesi. E secondo, basta veramente poco per fare proprio la differenza. Non è importante un gigantesco aiuto se viene una volta tanto e poi chiuso lì. Un piccolo aiuto che però viene regolarmente ogni anno è preziosissimo e fa la differenza per il nostro ospedale. Appunto, la differenza si fa sul lungo termine, cioè periodo. Questa è una lunga maratona che state però stravincendo, da dire, insomma, siete lì davanti da tempo. Da 60 anni. Noi che ne parliamo, sì, loro sono là che fanno il lavoro. E sono loro che veramente eroicamente fanno il lavoro. Perfetto, allora siamo in chiusura. Daniela, lascio a te la parola per ricordarci appunto le coordinate per potervi aiutare e per poter appunto anche magari diventare volontario. Io sono volontario, non sono abbastanza, quindi assolutamente sono ben accettati, no? Ben accetti. Assolutamente ben accetti, per cui andate sul sito www.fondazionecorti.it e trovate tutti i riferimenti per telefonarci, per scriverci, per donare, per venire a trovarci e conoscerci e raccontare a tutti la Chior Hospital da 60 anni in Nord Uganda. Grazie mille davvero, grazie mille per essere qui con noi oggi, portate i nostri saluti a tutti coloro che veramente si stanno facendo un gran mazzo in questi casi per portare avanti questo bellissimo, bellissima realtà. Sì. Una volta è bello non parlare di sogni, progetti, una realtà che è nata e va avanti alla grande grazie però appunto al vostro sforzo e allo sforzo di tutti quelli che lavorano con voi, quindi complimenti davvero per il lavoro che fate ogni giorno davvero. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Ci vedremo presto, comunque andremo avanti ad approfondire sicuramente. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, trovate tutte le coordinate appunto per dare una mano, per sapere di più su Fondazione Corti all'interno dei commenti sul nostro sito internet, poi pomeriggio esce l'articolo di Beatrice, quindi insomma potete leggere tutto quanto. Io vi ringrazio davvero tanto per averci seguito, siete in tanti oggi a seguirci e fatelo anche venerdì quando torneremo in diretta sempre qui con nuove storie, sempre da Milano e la città metropolitana. Grazie mille, arrivederci, a presto.